Ciao ragazzi, siete dei grandissimi. Allora, un video adesso che innanzitutto sto andando a casa che mi devo preparare per fare una partita di padel. Un pelino caldo, devo essere sincero. Speravo una temperatura un po' più bassa, invece qua dice 30 gradi. Probabilmente mi cuocerò nel tendone, ma sto facendo questo video perché Biafora ha appena twittato sul discorso di Dybala, del fatto che Dybala ha trovato l'accordo con la società araba, ha informato la Roma dell'accordo e la Roma adesso tratterà con la società araba. Detto che le tempistiche sono imbarazzanti di questa situazione, perché gli arabi hanno sparato cifre a tutti quanti, ma qui stiamo a parlare di una questione fatta sui centesimi, non so, chiaramente le richieste fatte a Dybala saranno articolate, perché comunque è un paese particolare, quindi sicuramente un po' di tempo richiedeva farlo. La sensazione che avevo io prima era proprio questa, che si stessero un attimino scrivendo i contratti o comunque trovando una quadra sui contratti, però pensavo che la Roma nel frattempo anche con la società stesse un po' più avanti, ma in realtà non è così. Tra le altre cose, da quello che filtra da Biafora, che per quanto mi riguarda è Cassazione, perché è il più attendibile che c'è, diciamo il calciatore che ha trovato l'accordo adesso la Roma inizia a trattare, sicché diciamo questa cosa qui, non è la Roma che ha trovato, che gli è arrivata un'offerta, l'ha accettata e ha imposto a Dybala di trattare, perché non è questa la situazione, assolutamente non è assolutamente questa la situazione. La situazione semmai è al contrario, cioè che Dybala ha ricevuto delle offerte o delle richieste dall'Arabia, le ha portate alla Roma, la quale ha detto valuta tu e facci sapere qualcosa se dovremmo iniziare a trattare pure noi. Che vuol dire? Vuol dire che la Roma poteva impuntarsi a trattenere Dybala? Sì, lo poteva fare, ragazzi, aveva senso farlo? Detto che non so se mai partirà Dybala, però arrivato a questo punto io penso di sì, perché questo tweet sancisce, penso, definitivamente il fatto che comunque sia l'interesse primario, quantomeno quello più rilevante nel far sì che il giocatore lasci la Roma, deriva da Dybala. Poi chiaramente c'è da ragionare per quale motivo è arrivato a questa situazione lui, che comunque a Roma si trovava bene perché gli hanno offerto 20 milioni di euro. Potrebbe tranquillamente essere questa la situazione, oppure perché De Rossi gli ha detto che c'era Sule come titolare e che lui non avrebbe giocato come titolare e si è fatto un po' rode. Potrebbe essere questo, potrebbe anche essere che la Roma, come posso dire, ha detto a Dybala: guarda, se c'è un'offerta, se c'è qualcuno che ti fa un'offerta, trattaci, perché a noi non ci dispiacerebbe se te ne vai via, visto il fatto che comunque apparentemente il contratto di Dybala è in salita quest'anno, dovuto al, cioè il netto di Dybala è dovuto al contratto firmato all'epoca. Potrebbe anche essere questa la situazione. Ma di fatto che non c'è una, come posso dire, una verità certa tutte le volte che si parla di queste situazioni, è difficile capirlo perché sto sudando ininterrottamente quando ho acceso il video, ragazzi. Sono situazioni sempre, come posso dire, ambigue, sono relazionali, è difficile dire chi ha la colpa, no? Di determinate situazioni. In questo caso però mi sembra di poter dire che il calciatore non è scontento di lasciare la Roma, questo lo possiamo dire, cioè non è Dybala, facciamo tutte le cose perché c'ha la faccetta simpatica Dybala, cioè, ma anche a me sta simpatico, però facciamo, no, perché la società, de su, de giù, potevamo vendere prima, potevamo vendere dopo, l'offerta di Dybala gli è arrivata adesso lui ti informa questa situazione. Ma questa era, come posso dire, una lettura anche abbastanza, se vogliamo, scontata delle parole di De Rossi, il quale diceva: io non trattengo nessuno. Cioè, a io non trattengo nessuno è differente rispetto a dire vediamo come si evolve il mercato, cerchiamo di fare altre cose, perché a io non trattengo nessuno è evidente che il calciatore è informato di questa situazione, che può essere, come ripeto, conseguenza di valutazioni fatte dallo stesso De Rossi, dalla dirigenza, che gli hanno messo il tarlo all'orecchio, cercare qualcuno, comunque sia valuta offerte, quello che ti pare. Però è lo stesso Dybala che ha preso questa decisione.
Quindi non capisco per quale motivo tutte le volte si debba semplificare situazioni così complicate o comunque sia articolate, dicendo è colpa di uno, è colpa dell'altro. Sono due soggetti, tutti e due hanno possibilità di far sì che Dybala non parta, sia Dybala che la società. Quindi se il giocatore parte è anche perché il giocatore vuole partire, perché altrimenti può dire no, io rimango qua che me ne frega a me. Quindi anche questa cosa qui è evidente. E tutte le volte, però, vabbè, il calciomercato, poi c'è stata la gente che ci romanza, le radio, le puttanate, e vai così. Detto questo, quello che è negativo, oltre alla partenza di Dybala, è la tempistica, perché abbiamo la tempistica. Ah, altra cosa, si parla di cifre basse, no? Ora, chiaramente voi privilegiati sapete che il discorso della valutazione di un calciatore è una cosa complessa, cioè Cristiano Ronaldo, fece il video su Cristiano Ronaldo 4-5 anni quando andò alla Juve, no? Cioè Cristiano Ronaldo alla Juve ha un valore perché riesce a produrre determinate chiavi, Cristiano Ronaldo al Frosinone, dissi all'epoca, ha un altro valore perché al Frosinone produrrebbe un quarto dei ricavi rispetto allo stesso Cristiano Ronaldo che ha alla Juve, quindi il valore del calciatore è una cosa molto variabile, dipende da dove vai, quindi il calciatore in Arabia adesso è valutato tanto perché loro sperano di rilanciare il campionato e di far sì che possa il campionato prendere il largo, no? Nei prossimi anni, quindi attribuiscono un valore a altri calciatori, motivo per cui stanno riempiendo i soldi. E il valore per la Roma è difficile dirlo, cioè nel senso, quando ho fatto il video di lo tengo, lo caccio, alla fine dell'anno scorso io Dybala alla fine l'avevo tenuto perché tutto sommato lo stipendio se l'era meritato. Ah, perché chiaramente se avevo mandato via Pellegrini, pensate in quel simpatico video. Però non lo so, mi hanno preso come difensore di Pellegrini su Twitter perché ho detto che non prende 7 netti, perché non prende 7 netti. E quindi è sempre complicata la valutazione, no? Ora, a Dybala quest'anno da panchinaro giustificherebbe il suo ingaggio da, come posso dire, 13-14 lordi, non lo so, dicono che aumenta, ipotizziamo sia questo, 14-15 lordi, non lo so, giustificherebbe questo ingaggio da panchinaro? Probabilmente no, per una squadra come la Roma. Se la squadra, che ne so, è l'Inter, che lo mette ogni tanto, allora può avere senso come quarta punta, è la classica ciliegina sulla torta. Per noi non giustificherebbe questo ingaggio. Quanto dobbiamo prendere dalla cessione del cartellino? Se ci circolano voci, 3, 4, 5 milioni di euro. Sono cifre ridicole, però ragazzi, le valutazioni sono complesse. Non è solo ah, beh, Dybala è il giocatore più forte. Regà, a 12 milioni di euro non c'è nessuno che si è avvicinato a Dybala. Quindi anche sta cosa è il fuoriclasse, è la leggenda della Serie A, è de qua, è de su, è de giù. C'è stava lui l'anno scorso, siamo arrivati sesti, l'anno prima sesti. Vabbè, con le porcate che sappiamo, però sesti, sesti. Non è che è un giocatore che ci ha portato in Champions League da solo, ragazzi. È chiaro che è fortissimo, ma dobbiamo pure iniziare a vedere un attimo con un po' di distacco la valutazione di Dybala. A 12 milioni di euro di Clauso non c'è stato nessuno che si è avvicinato a Dybala e gli ha detto oh, pago 12 milioni di euro di Clauso e sai che c'è, ti do 10 milioni netti l'anno a una squadra del Premier perché sei un fuoriclasse. Non c'è nessuno che si è avvicinato, tant'è vero che l'offerta ce l'ha dall'Arabia. Detto questo, ragazzi, vediamo che succede, speriamo che si sbrighino, questa è l'unica cosa. Ciao a tutti e ciao a tutti quanti.